Buongiorno mondo, oggi siamo già all'opera, camper in moto. Regoliamo i soffietti. Buongiorno. In primis bisogna andare a fare carico e scarico perché abbiamo finito l'acqua giusti giusti per lavarci la faccia. Guarda lì che campo. Col pantano che c'è stato in sti giorni di tempo brutto e oggi anche è nuvolo, non è che promette bene. Guardate com'è ridotta la cabina di casa su quattro ruote. Impressionante, c'è un... c'ha fango ovunque, povero camper. Ci sono le gomme che sono delle pietre ormai, non sono gomme. C'è tutto il fango, le pietre. In teoria ora nell'asfalto si staccano. Ah, è cala di mica. Sì. Vabbè, vediamo un po' cosa fare oggi. Oggi facciamo giornata. Commissioni, cazzeggio, svago. Non lavoro, oggi no work. Che mi sa che è peggio che... Sì, preferisco lavorare sinceramente, perché quando sono queste giornate qua sono pericolose. Sì. Vuol dire che si spendono soldi a cazzeggiare e non va bene. Però vabbè, ci vogliono anche queste giornate, dai. Tanto dove ce li dobbiamo portare questi soldi? Già non ce ne abbiamo, ma quei pochi mica me li devo portare là sotto. Ma me li godo, me li scoppio e se basta. Se ne avessimo tanti non saremmo così, non ragioneremmo così. Non avremo il camper che è a tocchi, non avremo... non saremmo così. Però... ne abbiamo pochi, quei pochi che me li abbiamo, spendo tutti, ce li godiamo finché la salute me lo consente. Certo. Finché morte non ci separi. Dai, gonfiamo i soffietti e partiamo, va? Siamo arrivati a fare carico e scarico, facciamo i servizi e poi ripartiamo che andiamo a Magnà. Ci vediamo dopo nella ripartenza. Ripartiti dal carico e scarico, direzione Malaga. Anche oggi il tempo non è dei migliori. E andiamo a mangiare dal cinese, così Jessica è contenta. Sono io la cavia che insisto ad andare a mangiare dal cinese. Si mangia bene, sì. Solo che... vabbè, ma alla fine noi prendiamo cose molto semplici, la pasta, il riso, il pollo semplice. Cioè, l'ha visto? Sì, nel senso, non è che mangiamo cose strane, sushi o... quindi, sashimi. Alla fine. Ma non ti dico un ristorante normale, però quasi. Dire, quasi ci vediamo poi tra poco. Non si vede niente, volevo farvi vedere bene al mare là dall'alto, ma c'è pieno di alberi. Arrivati al parcheggio, guardate che mezzi che ci sono, guarda che quello c'è un paio lì, di mezzi strani, eh? Cos'è? Un ibrido, non lo so, quello grigio, Che brutto! Non riesco a capire su che base motore sia. È un artigianale. Non però non so capisco che cabina c'ha. Aspetta, io faccio così. Sono... poi c'è anche questo. Questo c'è la secchia appesa tipo come si fa nei cavalli dietro che ci mettono. Che strano, È una roulotte sopra, una caravan sopra un camion. Svizzero. Che forte, strano. Questo qui è quello sempre svizzero, cos'è? No, tedesco. Deutsch. Stranissimo anche questo. È strana la motrice. Ma che stranino qua. È Bremak. È su base Bremak, wow. Hai? Stranissimo, wow. Vabbè. Molto, molto antipatico il mangiapatate. Il solito. Tutti così. Mamma mia ragazzi, anziché essere contenti che uno li guarda al mezzo, sembra che gli dà fastidio. Cioè, ma mica solo loro, Noi andiamo però nel parcheggione, quello che è consentito, perché qua in tutto questo parcheggio c'è il divieto. Non capiscono che... quindi che voglio dire, fai mettersi 100 metri più in là e sei tranquillo, no? Vabbè. Noi ci andiamo a mettere nel parcheggione. Beh, ci buttiamo laggiù in fondo, che tanto noi stiamo poco. O se no anche in questi qua, che sono proprio parcheggi. Sì, mettiti magari in questi, no? Vabbè, ci parcheggiamo e ci vediamo tra un po'. Eccoci, parcheggiati e incamminati verso il ristorante. Sushi Som. Mamma com'è. Così Jessica oggi non cucina, fa la bella vita, gli piace fare la bella vita. Mi piace, sì. È bello fare la vita, bella, sì. Bella la vita, da signori. Andiamo a mangiare, va. Primo piattino arrivato, ravioli di carne alla piastra. Io ne ho presi uno. Io ne ho presi due o tre. Quello, la ternera, sì. Le cose iniziamo a mangiare. Ah, le forchette. Continuano a sfornare piatti, gamberi. Io gamberi.
bagno in rovina con te. E qui ci sono gamberi anche quelli con le verdure, con il focarello sotto, molto carino, e che frigge. Guarda che bello, eh? Mi ha messo tantissimo, di solito molto meno. Di tempo? No, di quanti? Dice poi quella lì la conosco già. E quindi andiamo già a doppia porzione almeno. Senza sosta proprio, mangiamo come dei maiali. Io mangio insalata. Eh sì. Qua ci sono dei gamberetti, qua c'è un pezzo di ciccia che è buona e ternera con salsa tataki. Stasera? Brodino. Zanino. Io come sempre lo spazietto per il dolce lo tengo, cioccolato bianco e frutti di bosco. Labro, non si ruba le cose altrui. Non è un granché. No. Lo vuoi? No. Siamo usciti dal ristorantino, è uscito un po' di sole per fortuna, così. Io penso che devo camminare 20-25 km. Quello che ho mangiato. Hai mangiato come una bodega? Sì, oggi proprio tanto ho mangiato. Mamma mia. Vai a casa a piedi ora. Ma a casa a Savona devo andare. Torno indietro da Malaga a Savona a piedi. Per smaltire il pranzo. Ci abbiamo dato abbastanza. Oggi sì. Sì, infatti. Meno male che non, tra virgolette, non c'ho da lavorare, se no. Chi ce l'ha la voglia di lavorare dopo? Sì, ora ci vuole una pennichella. Ci vuole la pennichella, no, vuole un bel caffettino. Sì. E poi via. Poi altro che pennichella, abbiamo da fare un sacco di cose. Per fare un sacco di cose, andare a fare la spesa. Cioè, pensiamo già al mangiare. Andiamo a fare la spesa, a mangiare. Beh, per riempire un po' il frigo. Lavare la gabbietta di pippo. E quella la potremmo fare subito qua, c'è il benzinaio. Dare una sciacquata al camper, in teoria, però se danno brutto. Il camper danno ancora giornate brutte, è inutile che lo lavo, fino a Cala de Mica, avanti, Andrea. La spesa assolutamente da fare, perché sennò non c'è stasera. Il cibo, quello, vabbè. Vabbè, stasera anche se non mangiamo per niente. Sì, però. Per colazione già non c'è niente. Guarda com'è bello inclinato davanti, che ci starebbe un bel 500 watt. Che è una bella inclinazione. Compriamo un X2. E quelli che pubblicizzava, te lo ricordi? Sì, quello romagnolo, Rimmel. Vabbè, devi andare al Maxasi a prendere quel prodotto che sì, hai detto. Ho provato un detersivo per i pavimenti, che è apposta per gli animali. E devo dire che è veramente buono, lascia un buon profumo. È uno dei primi che trovo. Che non ti lascia quell'odore di rinfrescum. E quindi vado e me ne prendo un bancale. Carica e scarico l'abbiamo fatto. Sì, puliti siamo puliti. Mangiato, abbiamo mangiato. A posto, via. Siamo a posto. Per una settimana ci siamo. Abbiamo il messicano, ragazzi. È sombrero. Sono due, eh? Sono due, uno sopra l'altro. Ah, sì. Col sombrero. Perfetto. Andiamo in giro così. Siamo rientrati alla base, ci siamo fatti il caffettino e stavamo preparando per muoverci, ma. Per fortuna è uscito il sole, c'era un po' di caldo, ho detto apriamo un po' le finestre, reggiamo. E in cabina ci è andata veramente bene, avevo lasciato il finestrino del lato guida completamente aperto, infatti la cabina non era neanche tanto calda. Bisogna sempre ricordarsi di controllare tutto, invece quando poi si ci fida, si è convinti, delle volte si lasciano i dettagli e possono poi succedere problemi, perché lasciando le finestrine aperte un attimo che infili un braccio. Ti sradicano la radio, ti portano via qualcosa, ci vuole un secondo, se non il camper direttamente. È andata bene per stavolta. Buona! Andiamo a fare un giro al centro commerciale Plaza Mayor. Chiudiamo casa su quattro ruote. Ok, attiviamo tutti i sistemi di antifurto di casa su quattro ruote. E andiamo. Baby, è caldo, Gigio, preparati perché ora facciamo poi in questi prossimi giorni un po' di manutenzione. Olio, filtro, fari, pastiglie. Fari. Fari, ho preso quel prodotto del Mercadona e devo ancora provarlo. Tanto per cambiare facciamo cosa a casa su quattro ruote. Beh, questa è manutenzione ordinaria, sì. Olio, filtro, pastiglie, sì, dei capito, freni. Però, no, l'hai detto come per dire, no, non gli facciamo anni mai che... anni che non vede. E vabbè. Mamma mia. Per me ormai sono passati già mesi. Vale. Quindi passando mesi. È come avere, io non lo so. Un Bugatti Veyron. Proprio. Veramente. Vabbè. Vale. E poi preparati che bisogna macinare un po' di chilometri. Lì sì, poi i chilometri ora poi ne fai, Quindi. Senza rompere, Senza rompere. Vabbè, se prendiamo poi in avio cose varie per spostarci magari da punti A a punti B, Un po' di chilometri in meno glieli fai fare, ma sempre che un po' di chilometri li devi macinare. Sì, quello sì.
La Spagna è lunga da traversare. 1000 per arrivare a Barcellona li deve fare. E 500 per arrivare prima a Murcia a fare il collaudo. Poi c'è altri 500, poi c'è l'imbarco, se facciamo l'imbarco, perché quando poi decidiamo di rientrare dobbiamo capire se tipo Barcellona-Genova trovo un buon prezzo, prendo la nave. Ma non credo, perché ho visto già un po' di prezzi così a spanne, sono un po' altini i prezzi, cioè non è che sono altini i prezzi, è che più o meno spendi uguale che andare via terra. In più sono 30 ore di nave, e se me la faccio via strada ci metto molte meno ore e spendo uguale. Vabbè, andiamo a farci un giretto. Primo acquisto, scarpe antifortunistiche nuove per casa su quattro ruote. Guarda che belle, eh? Scarpe antifortunistiche prese. Per il lavoro. 626. Ho un anno, mi sono durate esattamente un anno fa, le abbiamo sì, comprate. Sì, che sono ancora belle, però sono delle suole. Le sì, sono belle, poi ve le faccio vedere. Però sotto, una soprattutto, c'ha quasi il buco che mi esce il piede. Sono di gomma, un anno tutti i giorni i piedi, perché sono sempre i piedi. Vabbè, si pagano, però sono durate tanto. Quelle che compri dal cinese, quante paia ne avevo cambiate in pochi mesi? 18 paia, 10 euro valgono niente. Ora vediamo se troviamo la Norsel, una giacca vinto per Jessica che gli si è rotta perché ce n'aveva una uguale. Vediamo se troviamo una coppia uguale e se la trovi che dura gli stessi anni. È durato un sacco di tempo. Niente, ho trovato uno dall'Adidas, che vuole carino che gli piaccia la Jessica. Alla Norsel non esiste più quel modello, non lo fanno. Fanno il gilettino tipo questi qui di Christian, però non vorrei che sia troppo pesante. Cioè, tu una cosa più leggera, più light. Una giacchettina leggerina. Questo che lo puoi mettere sotto una maglietta a maniche corte. Sì, però... No, ma non mi piace, cioè, la manica corta con il gilettino. Invece sta bene. Allora, andiamo alla ricerca da qualche altro negozio. Andiamo di là. Andiamo dagli ristoranti. Qui c'è Calvin Klein. Direi che sono a posto. Abbiamo mangiato. Vediamo di qua se troviamo qualcosa in qualche negozio adeguato. Continua la ricerca. Abbiamo speso altri 7 euro per cambiare le protezioni delle telecamere del telefono di Christian, che l'aveva rotte, perché è un animale a tenere le cose e non tiene bene le cose. Da un centimetro. Siamo andati a fare il giro all'AliExpress e ora siamo dentro un negozio di animali. Puoi fargli un regalo anche a Bernice. È il compleanno, eh? È stato. Sì, non gli abbiamo fatto niente, poverino. Gli abbiamo preso la cuccia nuova. Turna. Perché la fa? Perché poverina. L'altra mattina non è riuscita a trattenere la pipì perché gli stiamo dando il cortisone e l'ho dovuta buttare perché non riusciva. Ci ha fatto la pipì. L'ha proprio riempita di pipì. Poverina. Nuova. Era. Guarda che questa. Ah, che questa è carina. Bella pelosa. Bella. Oh, qui c'è scritto 19,95. Boh, è offerta. Vabbè, vediamo. Là? No? Cosa c'è? Il Christian si è preso questo qui nel negozio di AliExpress, sta bibita che dice che è buona. Ora metti le ali tipo Red Bull. È Prime. Amazon Prime. Alla fine l'abbiamo preso questa perché era messa nei prezzi da 14,99, ma sopra c'è scritto. Allora, sopra c'è scritto 19,95. Erano in quelle da 14, ma alla fine l'abbiamo pagata 10,90€. 11€. Buono. Buono. Vediamo ora se ne dobbiamo andare a spendere. Sarà altri. Contentissimo quando sì. La vede, perché lei gli piacciono. Morbidosa. Via. Un paio di scarpe, ma... Rulli di tamburo, vediamo se va bene, se gli piace. Sembra una sportiva. Girati, fai un giro un 360. Sfila, tacco 12. No? Quel tacco 12, va a fare jogging. Quella di... com'è quella canzoncina di... Pugilato lì? Di Rocky. Non è male, però la parte bianca, se si macchia, non si macchia, non lo so. Chiedo per un amico. Vediamo, se... se si piace guardarsi allo specchio. Non è fin troppo grano, perché sennò poi... Cos'è, L? Prova la M se c'è. Forse a cazzo. Se tanto non la... cioè, più che altro così è la condizione massima che la metti con quella felpa. Sì, sì. Però prova con una M che dovessi metterla con... Provi a prendere la M. Vediamo, Niente. Mannaggia. La L è grossa, la M S non c'è. È piccola perché mi le stringe il seno. Le tettone.
perché ho la ciccia ma c'ho anche il sedere e le tette grosse. E ci voleva la M che non c'è. Allora, andiamo a vedere quella dell'Adidas che abbiamo visto, se c'è la M bene, se non pazienza. Sarà un'altra volta. Se no mi metto la felpa. Buona, posto, via. Mi vogliono rovinare. Andiamo a vedere cosa ha visto il bro. Niente, falso allarme di quello che ha detto il bro, perché erano cose inguardabili. Ma non è vero, sono bellissime. Vabbè, facciamole vedere ai nostri follower, vediamo, e vediamo cosa dicono. Allora ve le facciamo vedere. Scrivete nei commenti secondo voi come sono queste scarpe. Sono belle però, non puoi dire di no. Sono belle. Ma dove? Guarda che belle. Sono bruttissime. Alla fine il primo negozio in cui eravamo venuti, questo qua dell'Adidas, se l'aveva vista Jessica. Vediamo se alla fine riesce a comprarsela. Ci riproviamo. Dov'era? Ah, non mi ricordo. Ah, qua di dritto davanti a te. Ora Jessica si metterà a dieta e diventerà come questa, con questo fisichino così abbronzata, eh? Mi guardi se c'è una M che non ci arrivo. Io ti tengo questa. Ma vedo tu come felpa che giacca. Beh, piacere a te, devi starti, devi sentirti la tua addosso, non io. Un po' lunga dietro forse. È fatta così. Gli piace. Vuoi provare la S? È grossa? No, no, va bene. Sportiva. Deve essere dura altri di 15 anni come l'altra. Ci credo dopo. Quindi andiamo alla cassa, se no lasciala addosso, usciamo. Lasciamo questo qua e usciamo così. Sì. No? Non sono tanto il tipo di farlo. Proviamo. Iniziamo. Alla fine l'abbiamo pagata, eh? Non siamo usciti, invece c'è lo scontrino, è stata pagata, eh? Non abbiamo fatto. Non sono capace, no, a rubare. 42 euro, scontata, giusto? Non so se era scontata. Secondo me no, era 42 euro e basta. Punto e basta. Vabbè. Ora qui stiamo, torniamo alla base. Sì. Che ci spostiamo e bisogna andare al mercato a fare la spesa. Sì. E il bro prende il treno. Non so, sì, penso di sì, prendi il treno. Prendi il treno e te ne vai, tu cosa fai? Da qua. Sì. Lo prendi a qua a Plaza Mayor? Tac, e via. Ha già capito, l'abbiamo messa là dal bagno, ha già capito che è la sua. Poggiala per terra. Occhio. No, questa qua non è tua. Occhio. Occhio, non è tua questa. È di Cristia, perché stasera da per terra. Metto qua. Per pregare. Perché deve pregare. Bellissima, deve pregare, allora gli serve la cuccia. No, no, non puoi. No, no, Bernice non si può. È illegale. Sei seduta? No. Cosa fai, amore? Guarda. Guarda cosa c'è lì, Bernice. Bernice, to, guarda. Guarda. Sapevo che era mia, ne fate i furbi voi. Oh, cioè, come picchia quello? C'è caldo, mi sa. Fai vedere le Crocs, vi facciamo vedere le Crocs, vi per piacere, me le passi? Così vi faccio vedere come sono conciate dopo un anno intenso di utilizzo. Più la sinistra però, più questa mi sa, la destra, scusate. Perché vedete, di fuori sono nuove, sono belle praticamente, c'è qualche macchia di silicone, ma sotto qua sta per uscire la pianta del piede praticamente, cioè ci manca poco. E l'altra mi sembra idem, vedete, un po' non è male. No, questa è peggio, questa era peggio, la sinistra, cioè cambia il colore, ormai sono la frutta proprio. Un anno l'hanno fatto, e via. Sì, cambio manuale, ciao. Tra l'altro ci sta dando come un bagarozzo. Sentite come rulla sto kart qua. È un privato, non sono quelli che ti affittano. Dov'è? Eccolo. Spettacolo.
Abbiamo due tempi, eh. Eh sì, andiamola da vicino. Aspettino. L'odore di miscela che fa è bellissimo, ragazzi. L'adrenalina che danno i motori comunque. Sempre da usare con prudenza. Sempre con la testa e correre in circuito, però bello. Andiamo al Brica a comprare un tornillo, una vite, un bullone che serve a Cristian per il monopattino, così poi lui se ne va e poi torniamo qua. Ma nel parcheggio di là per andare a fare un po' di spesa. Intanto arriva anche l'aereo, guardate quante cose, ragazzi, che c'è qua. Arriva l'aereo, salutiamo questi nuovi turisti che stanno arrivando. Ciao! Oggi giornata impegnativa, c'è di tutto qua, raga. Il kart, l'aereo, compri questo. Bernice che fa la pipì, se vi interessava vederla. Vieni qui che c'è la strada. Bernice, Pippo che la chiama. Cambio manuale, cioè. Sì. A ver se tenemmo fortuna di trovare un tornillo per il monopattino. Ma quello che avevi già cambiato, scusa, non va bene? Quale? Non avevi già cambiato uno che avevi preso in ferramenta? Sì, ma mi si è storto dopo 3 giorni. Ma tanto si storgono tutti, eh. Dopo 25 centesimi. Esatto. Anche così non è che... perché era lungo. Però questo è troppo corto. Perché? Perché? Con noi. Bueno, viti, trovate, andiamo alla cassa. C'è il mondo, ah, si è svuotato, prima c'era il mondo. Andiamo in quella automatica che facevamo prima. Alla fine con una bustina di viti intere abbiamo preso quella per il monopattino di Cristian, un po' che servivano a me per fare dei lavoretti e altre anche che mi servono a me per fare i lavoretti. La bustina, come in Italia, mi sembra che anche questo funzioni così. La piccola costa 1,95 e la puoi riempire di tutti i tipi che vuoi, l'importante è che si chiude e paghi 1,95. Ora andiamo in camper, torniamo a Plaza Mayor, Cristian se ne va bene al Modena e noi facciamo la spesa. Via, subito a cambiare il perno. Secondo me è un problema del cuscinetto, comunque non del perno, però... No, perché prima non me lo facevo. Vediamo ora. Ok, che ci sono i separatori. Essendo tutto filettato, ci sarà un motivo del perché quello originale è liscio? Ci ha filettato solo l'ultima parte. Perché? Perché filettandolo vai a togliere il materiale e lo indebolisci. Per continuare a comprare questi vai a comprarne uno di quelli e basta. Perché quello originale non c'è più? Che fine ha fatto? Perché si è spezzato. Che fine ha fatto? Perché si è spezzato? Ho fatto un trucco e è caduto così. È tutto così in monopattino e si è spezzato. Siamo tornati a Plaza Mayor. Cristian esce e ne andiamo a fare la spesa. Esce che è ora di andare a casa. Tra un po'. Devo fare una cosa. Chiudi la porta. E fai uscire la mamma? Mettere... Ah, cioè c'è Pippo fuori da mettere dentro. Il mio bambino. Il mio marmocchietto. Non ti arrabbiare che arriviamo subito. Adesso il mio marmocchietto. Inizia la compra. Dentifricio. Questo o quello col bicarbonato? Ma è uguale, amore. Una tortina per colazione, carta per il sedere, fettino per il mio bambino. E si va avanti. E pannolini per Jessica. Per i bambini. Fai la pizza. Andiamo alle pizze. Per domani facciamo la pizza. Pian pianino prende forma il carrello. Un po' di carne, un po' di cosa abbiamo preso, schifezzino. No, siamo un po' tristi perché non abbiamo. Siamo in crisi. Il nostro mangiare. Siamo un po' in crisi. Siamo in crisi. Crisi profonda dalla ricerca di cibo da comprare. Non che non trovi niente, perché roba ce n'è, però cose che ci interessano a noi non troviamo, ecco.
Però vabbè, ce la facciamo andare in qualche modo. Facciamo. Siamo arrivati alla cassa. Meglio, perché sennò qua spendiamo. Carrello pieno, mi do anche all'alcol, ragazzi. Sono le canne del gas, mi sono preso la tonica e il gin. Casa su quattro ruote. Mi diventerà un alcolizzato. Sistemata la spesa, ora ce ne torniamo alla base. Andiamo a prendere i cubetti di ghiaccio un attimo. Bacino, andiamo lì bacino, quello lì dal parcheggio. Ce l'avrà, sì. Buono, andiamo dal parcheggio e andiamo a prendere dal cino. Ah, bisogna ritirare anche un pacco dalla ciucetteria lì. Delle prese scendisigari, sì. Andiamo là. Siamo tornati alla base, siamo andati già un attimo dal cinese a prendere per fare i cubetti del ghiaccio. Ora siamo tornati indietro perché domani ci sarà una live. E stasera preparo le palline per la pizza per domani sera. Siamo passati anche in farmacia. Gli anziani hanno preso le medicine. I vecchietti hanno preso le medicine. Per sia caso io ho preso il Max Alt, che era un po' che non lo prendevo più, per le emicranie da tenere di scorta. Foster per Jessica, Ventolin per Jessica, Ventolin per Christian, Enalapril per Jessica la pressione, e vediamo se stasera riesco a dormire. Mi sono preso delle gocce per dormire più sereno, visto che ogni tanto faccio insonnia. Allora è andato besugo. Amore mio bambino di papà, lui. Ciao bottino, ciao bruscino mio, eh? Facciamo la pasta con la pappa? Con i pomodorini cherry, eh? Fa caldo, sì. Mamma mia. C'è un'afa stasera impressionante. Cioè, sono senza maglietta io. Vabbè, sistemiamo Pippo, sistemiamo le cose. Come promesso, questa sera light. Un po' di panna, perché... Fruttina con la panna. Fragole, mango. Anche io, non pensate che ho la bisteccona davanti, eh? Strano, ma vero. Eh? Tu Pippo cosa? Resta lì sotto. Non ti sopporto più Pippo, lo sai? Non ti sopporto più. Non ti sopporto più. Monnello. Mangiamo la fruttina, dai. Poi facciamo la pasta al pipotto. Prepariamo le palline della pizza per domani sera. Devo saldare il filo al signore, così domani glielo do e ricarica la GoPro. Troppe cose da fare. Mi sa, sì, ho che prendere gocce per dormire. Se vuole il sonnifero direttamente. Buona cena a tutti. Palline e pizze messe in frigo a riposare fino a domani. Piatti lavati e ora ci guardiamo un film. Relax. Film durato più del previsto, però è stato bello. Veramente era una serie che stava già seguendo Jessica e io ho finito di guardare gli ultimi episodi. Finito. 200.000 episodi però. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani.